Ed ora ciao. L'incredibile storia di Mark Hart. Entra con Carmelo Sardo. Benvenuti. Accomodatevi. Ciao Carmelo. Buonasera. Che sei il giornalista che ha portato, diciamo così, a conoscenza e ha scritto un libro con Mark Hart, che all'anagrafe sei Marco Urso, giusto? Sì, sì, sì. Marco Urso in arte Mark Hart. Allora, Mark Hart, tu nasci con una malattia sì. uditiva. Sì. Per cui, diciamo, impari a leggere il labiale. Sì. Ma dicevo, l'incredibile storia, lui ora è un pittore di successo, è stato ospite in televisione anche altre volte, e adesso appunto avete scritto insieme questo libro che racconta la tua storia. Sei partito dalla peggiore delle posizioni possibili, perché siccome non avevano diagnosticato il fatto che tu non eri un non udente, che cosa ti dicevano nel tuo paese, Favara, provincia di Agrigento? Me ne dicevano di tanti, che ero molto scemo, ero ritardato, mi scartavano dalla società, quindi di più e di meno. Tutti mi consideravano uno scemo del paese, di cui quando io uscivo magari fuori di casa mi tiravano le pietre, le cose. Tiravano le pietre? Sì, tutto, perché c'era di tutto, quindi... Un paese di quegli anni, veramente, dove non c'era la cultura, dove non c'era l'educazione di una cultura, di avere rispetto verso gli altri. Quindi è una cosa che ho sofferto tanto, soprattutto la mia famiglia, mio fratello, mio padre, tutti, perché suo figlio non era quello che gli altri vedevano. E oggi Mark non può più uscire di casa perché tutti vogliono le foto, le cose, quindi un riscatto davvero bello. Esatto. Senti Marco, a parte che anche se tu avessi avuto, diciamo, un problema cognitivo, nessuno ha il diritto di tirarti le pietre, quindi certo. Comunque... Però, dico, tu poi a 15 anni scoprono sì. che avevi un tema legato appunto all'udito. Sì, perché mia nonna c'era il vecchio telefono, sì, quello di una volta con la cornetta. Certo. Mia nonna si trovava in bagno, squillava il telefono che chiamava mio zio da Torino. Dice, Marco, ma non lo senti il telefono? Dico, no, non lo sento il telefono. Perché quando i miei zii mi dicevano, Marco, come stai a scuola? Io gli dicevo, ce n'è neve in Piemonte, a Torino. Dice, ma come mi dovrebbe dire mio nipote, vado bene a scuola? E mi dice la neve, quindi dice, mio nipote è davvero ritardato, ma non sentivo. Ho passato l'esame audiometrico e scoprono che lo soldo. E così mia nonna dice, ma che rimedio c'è per mio nipote? Dice, gli apparecchi acustici, i migliori. Da lì sento la voce di mia mamma, di mio padre, di mio fratello. Da lì anni, tutto pensate. Diventa un suono, tutto diventa una bellezza. In quel mondo dove ero conosciuto come Marco Lucio, che ti ha dato così lo molto. E mio zio Carmelo Puccio, maestro di musica, che mi insegna la musica. Ma prima di essere soldo, già io suonavo la musica, facevo dei brani, Mozart, Beethoven, cose delle musiche belle. Nasce la vita di Marco Urso, che poi succede quello che succede. E poi Carmelo ha deciso di raccontare la sua storia in questo libro che si intitola L'arte della salvezza, storia favolosa di Mark Hart. Quando l'hai incontrato lui? Ma guarda, io imperdonabilmente, vi spiego perché, l'ho conosciuto soltanto 3 anni fa, nonostante noi siamo della stessa provincia, io non vivo più ad Agrigento ormai da tanti anni, ed è stato un incontro veramente folgorante, al netto di quello che poi gli è accaduto, e cioè al netto degli angeli. Come diceva bene prima lei, lui era la sintesi perfetta per essere bullizzato in un paese periferia della periferia. Eri anche sovrappeso. Brava, esatto, perché lui era molto basso, lo è ancora, non gli faccio torto a dirglielo, perché ho un affetto, un'amicizia ormai per lui incommensurabili. E quindi non solo, ma c'ha anche gli occhi strabici. In più, la sua sordità, attenzione, veniva recepita dall'opinione pubblica come una demenza, perché... Voi mi insegnate, chi non sente non può modulare la propria voce. Di conseguenza lui parlava ben peggio di come parla adesso. Lui parlava, provo a farlo per darvi un'idea. Ciao, gli occhi mi sono tutto bene. Allora, bassino, occhi strabici, pochi capelli, grasso e sordo,
a scuola, per ammetterlo a scuola con l'insegnante di sostegno, ha dovuto lo Stato dichiararlo ritardato mentale. Di conseguenza, quando lui scopre invece che era solo sordo, c'è questa scena bellissima che lui mi ha raccontato e mi ha commosso, quando mette l'apparecchio scopre il mondo, scopre i suoni, scopre le voci degli amici. Che voce brutta che hai, meglio che non ti sentivo, no? Immaginate. E corre a scuola e pretende dal preside della sua scuola che cancellino dal registro ritardato mentale. Io non sono scemo, ero solo sordo. Bravo. E quando ha raccontato questa storia mi ha conquistato. E badate bene, mi permetto. Ma peraltro, scusami, perché scrivono ritardato mentale? C'è una persona che ha un gap cognitivo, tu gli scrivi ritardato mentale, ma che roba è? Per giustificare in qualche modo l'insegnante di sostegno. Perché io torno a dire, non è, lui. Che, cioè, non è che c'è una scala di, diciamo, normalità o non normalità, siamo tutti normali e tutti diversi, no? Esatto, dovrebbe essere. Quindi, così, ma a quel tempo c'è chi è più intelligente, c'è chi è meno intelligente, c'è chi ha, esatto. Però magari quello meno intelligente sa lavorare la creta meglio di un altro, esatto. Cioè, no? Infatti quando ho parlato con il suo insegnante di sostegno, che oggi... Senti Mark, ma quando ti prendevano in giro, perché eri anche, poi tu immagino che mangiavi, per anche perché uno nella vita che deve fare, se non te mangia, almeno una gioia la deve avere nella vita, no? Tu da chi andavi per farti consolare? Chi asciugava le tue lacrime? Era mia nonna. Tua mia nonna, nonna Lucia, che quando io venivo dalla scuola, mia nonna mi faceva sempre sognare. Quindi era una nonna così meravigliosa. E quando tu dicevi mi hanno tirato le pietre, che è una cosa terribile da dire a un parente, a una nonna, lei cosa ti diceva? E mia nonna diceva, Marchi, lascialo stare questi imbecilli, tu sei un grande, tu sei un artista, sei un pianista. E poi in realtà però la parte della pittura è arrivata dopo, diciamo così, un ulteriore ricovero, no? Cosa succede? E succede che al 23 luglio stavo male, quindi dormivo sempre. Questa apnea mi porta a questo status, dove io stavo davvero male. Vado a questo paese di Troita, in provincia di Enna. Da lì io non mi interessava la pittura. Non era il mio sogno essere un pittore, ma un pianista. Da lì sto male, alle 23.55 la mia vita si ferma e vado in un altro mondo dove questo bambino mi ha detto di chiamarmi Marcante e diventare un pittore. Dico, ma quanto mai io un pittore? Ma io sono un pianista. Cioè nel sonno, quasi una specie di precoma, cos'è sì, stato? Sì, insomma, sì, perché sì, avevi delle extrasistole, esatto. Per cui insomma il tuo cuore era affaticato. Il cuore, tutta una serie di problemi su quella polisonnografia e vado là. E vedo gli angeli, quando apro gli occhi vedo gli angeli, dico mamma, ma tu vedi qualcosa? Dici no. E allora dice, mio figlio è diventato di nuovo pazzo. No, da lì ho cominciato a dipingere. Pazzo. Vedo quelle presenze angeliche, ognuno che crede, chi non crede, ovviamente la vita lascio libera alle persone. Ma c'è, gli angeli ci sono, perché oggi gli angeli mi hanno detto di chiamarmi Marcatti e sono quel Marcatti, quel pittore. Che gira il mondo. A quanto li vendi i tuoi quadri adesso? Come? Quanto li vendi? Quanto costa? Diciamo sul mercato galleristico, ovviamente l'ultima acquisizione hanno dichiarato 60.000 euro delle opere d'arte, quindi in giro per 60.000 euro. In giro per li vediamo un po' dei tuoi quadri. Sì. Capito. Bravo. Bravo. Grazie. Con i primi soldi guadagnati cosa hai comprato?
Come? Con i primi soldi guadagnati, che cosa hai comprato? E la prima cosa che ho fatto è guardare la mia famiglia, farli stare bene, a mia mamma, mio padre, mio fratello. Quindi è stata una sofferenza essere un artista, perché ho avuto difficoltà. Perfino non avevo neanche un euro per dipingere. E da lì è stato anche quel riscatto e quella passione, quella missione degli angeli che mi hanno detto: non ti preoccupare, oggi marcarti, gira il mondo. E lì, e quello è il vero sapienza, non è il senso del valore, perché un'opera valga 60.000 euro, 100.000 euro, per l'artista non guarda il valore della cifra dell'opera, ma l'importanza di comunicare quella missione angelica. E questo è il vero messaggio. E con la vernice un po' alla Pollock, no? Che si faceva colare. Esatto. Peraltro tu non l'avevi studiato, per cui te lo sei inventato di far colare il... Tutto sono gli angeli che mi guidano con le loro ali. Non si inventa nulla, attenzione, Serena. Lui sostiene che siano gli angeli a guidarlo. Beh, ma chi siamo noi per opporci a questa cosa? Non sono io, capisci? Se io vorrei dipingere, ti guarda, è bello, ma sono gli angeli. Tutto un mondo angelico. Guarda, che bellissime opere. Adesso lo mandiamo a Madonna, che fa la collezionista d'arte, e tu vedi, appunto, da Favara la mandiamo a Los Angeles. Esatto. Magari Madonna sarò si compra un quadro. Senti, Serena, scusa. Tra l'altro, Marco, abbiamo fatto due chiacchiere prima, è di Favara, che è un paese che come lui è rinato grazie all'arte. Era una storia diciamo un po' grigia, mentre invece adesso è uno dei centri di arte contemporanea più interessanti in Italia. Sì, senti, ma Marco, ma ci hai parlato poi con quelli che ti dicevano le cose cattive? Io ho visto qualcuno, ehi, ciao Marco, ti ho visto in televisione, sei un grande. Prima non ero un grande, prima ero un cretino per te. Sono rimasto. Bisogna avere rispetto per gli altri. Bravo. E mai far la finta a chi ci vuole davvero male. Bravo. E questo è il vero riscatto della vita. E quindi chi mi chiama il mondo, come tanti collezionisti che mi collezionano, come Marchesi, Berlingeri, che hanno delle collezioni più importanti al mondo. Quindi quanti personaggi milionari che vogliono collezionare, ma non collezionano me, collezionano un pezzo di arte degli angeli che mi hanno fatto creare. Marco, è stato bellissimo raccontare.